Eccoci di nuovo in onda per un nuovo appuntamento con Zoom Certificates. Stavamo parlando in realtà non di mercati, non di finanza questa mattina, stavamo parlando di musica, un po' inevitabile visto che è la settimana del Festival di Sanremo, anche se il nostro Riccardo Falcolini, che saluto qui in studio, ha degli altri gusti perché mi stava dicendo che è arrivato in redazione ascoltando a palla gli AC/DC. Assolutamente sì, danno sempre la carica, però Sanremo, insomma, lo seguo sempre molto volentieri. Tanto grazie per l'invito come sempre, Valentina, e buongiorno a te, buongiorno a Buongiorno, tutti. buongiorno Riccardo, abbiamo voluto fare questa introduzione un pochino più leggera, visto che insomma è la settimana della kermesse della canzone italiana. Vedremo un po' come stanno cantando anche i mercati, perché non ci dobbiamo dimenticare naturalmente del nostro quadro finanziario, e lo faremo anche grazie all'aiuto e al supporto di Nicola Para. Ben trovato, Nicola. Ciao, ciao Valentina, ciao Riccardo, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a te. E allora diamo innanzitutto un'occhiata all'andamento, alla performance di questa mattina dei nostri indici europei, a partire naturalmente dal FTSE MIB. Vediamo un'ondata verde. Il FTSE MIB sta guadagnando in questo momento lo 0,67% in area 27.301, ancora meglio fa il DAX più 0,82%, bene anche la borsa di Parigi, le CAC 40 più 0,61%, e così più o meno sulle stesse percentuali, gli stessi numeri, si muove anche il FTSE 100, la borsa di Londra più 0,78%. Abbiamo messo in correlazione con questi numeri, direi positivi, questo proseguimento delle rally anche con le parole pronunciate ieri da Powell, che ha parlato sì naturalmente della necessità di mantenere una stretta in fatto di politica monetaria, ma anche insomma di un possibile rallentamento. Vedremo che cosa accadrà a marzo. Perché i dati relativi all'inflazione stanno effettivamente calando, e quindi insomma ci si aspetta che le banche centrali magari un qualche aggiustamento lo facciano. Io parto per questa panoramica di mercato da Nicola. Ecco, voglio sentire, Nicola, il tuo parere, perché da un lato appunto abbiamo questa opposizione, le banche centrali che sono alle prese con come sempre il problema dell'inflazione, e i mercati che invece non credono tantissimo né a Powell né alla Lagarde, ma continuano ad avere un atteggiamento ottimistico, positivo, che ha caratterizzato questa prima parte dell'anno. Nicola. È vero, assolutamente Valentina. Anche ieri, sulla scia delle parole di Powell, c'è stato un fuoco di paglia perché è durato pochissime ore. Ci sono stati acquisti di dollaro americano, ci sono state un po' di vendite sull'azionario, sugli indici azionari. Lo sappiamo, no? Quando il dollaro viene comprato, gli indici azionari scendono e viceversa. Perché Powell è stato un po' falco con le sue parole, però i mercati scommettono un po' al contrario, perché ormai lo sappiamo, in realtà poi Powell ha anche detto nell'ultima riunione di politica monetaria, la fine di questa politica monetaria restrittiva è ormai vicina, non si dovrebbe andare sulla carta più in là di giugno, cioè entro giugno le banche centrali, la Fed nello specifico, finirà di alzare i tassi, adesso addirittura fa dei ritmi di solo un quarto di punto, dico solo perché una volta un quarto di punto era la normalità e ci hanno abituato ad alzare di mezzo punto, addirittura di tre quarti di punto, parecchie volte di fila, quindi vedere che alzano solo di un quarto oggi sembra poco, no? Dopo un anno di politica record come livello di politica restrittiva. Detto questo, quindi i mercati scommettono che comunque si vede già la luce in fondo al tunnel e ovviamente non è che aspettano di arrivare a aprile, maggio, giugno e vedere ufficialmente la fine di questo rialzo dei tassi. I mercati si muovono sempre in anticipo e in anticipo stanno ovviamente andando in una direzione risk-on, quindi indici azionari che salgono più o meno da ottobre, dollaro che scende da fine settembre e direi che questo è il nuovo trend dei mercati di medio periodo che è già partito in realtà da qualche mese.
Chiarissimo, ecco, hai detto la parola chiave, cioè i mercati scontano tutto in anticipo, quindi nonostante le parole ancora aggressive, non solo di Jay Powell, ma soprattutto della Lagarde che ha già annunciato un rialzo di altri 50 punti base per la riunione di marzo, i mercati, ecco, dicono che prima o poi, insomma, una pausa, almeno un rallentamento, se non un'inversione di tendenza ci sarà perché i dati appunto lo dicono, un'inflazione che sta calando, un pericolo di recessione, come ha sottolineato il Fondo Monetario Internazionale che sta rientrando, quindi ecco l'atteggiamento ottimista rimane per questo 2023. Mi chiedo, ecco, se stanno scontando tutto in anticipo anche gli investitori, come stanno reagendo i flussi, e qui entra in gioco il nostro Riccardo Falcolini. Sì, Valentina, allora, anche dal punto di vista dell'atteggiamento degli investitori riscontriamo una sorta di positività o comunque un atteggiamento risk-on, come ha detto già Nicola, poco fa, perché vediamo sicuramente un netto aumento dei flussi di turnover, quindi un netto aumento del turnover sul mercato Sedex. Noi, se non ricordiamo male, ne abbiamo parlato fino alla scorsa settimana di un turnover circa giornaliero di 50-54 milioni. Siamo giunti a 77 milioni di euro di turnover giornaliero negli ultimi 5 giorni di contrattazione. Abbiamo assistito comunque a dei picchi di turnover nelle giornate con maggiore volatilità dei mercati anche oltre 100 milioni, e ti dico, è un qualcosa che non vediamo quasi da un anno, quindi da prescoppio guerra, prescoppio appunto crisi Russia-Ucraina. Questo sicuramente è dettato da tanti fattori, è dettato intanto da una forte ripresa dei volumi del turnover sugli strumenti a leva, che sicuramente comunque vengono sempre più negoziati in modo molto dinamico. Viene però comunque supportato da un incremento di quella che è l'attività da parte degli investitori, che guardano ad alcune tipologie di prodotti nello specifico, che sono prodotti con protezione del capitale, quindi una protezione del capitale molto elevata, che gli permettono ugualmente però di ottenere dei rendimenti. Quindi le due asset class tendenzialmente che vanno consultate, che vengono consultate, sono, se dobbiamo guardare i certificati di investimento, i certificati protection 100%, quindi quelli che garantiscono la restituzione del capitale alla fine, quindi come se fossero un bond, oppure i prodotti da rendimento, quindi da inserire all'interno dei portafogli, come i cash collect, che fondamentalmente staccano delle cedole, con delle barriere profonde. Cosa significa barriera profonda, Valentina? Noi l'abbiamo ricordato nei precedenti appuntamenti, ma lo ricordiamo ulteriormente. Barriera profonda vuol dire che il certificato, quindi una barriera ipotesi al 40%, vuol dire che il certificato è in grado di supportare un drawdown del mercato azionario, quindi un calo del mercato azionario fino al 60%, quindi appunto mantenendo la protezione del capitale intatta, quindi un prodotto che fondamentalmente paga di più di un certificato protection 100%, ma ulteriormente mantiene una buona protezione del capitale. Sicuramente, e poi eventualmente ti lascio la parola, sicuramente una forte attenzione è sugli indici, quindi su prodotti con sottostanti indici. Abbiamo un buon turnover e quindi un buon interesse su sottostante Eurostoxx Banks, sul FTSE MIB, Select Dividend 30, S&P 500, quindi Nasdaq ed S&P 500, quindi c'è comunque un interesse variegato su sia indici europei che indici americani. Molto molto consultati sono anche gli stocks, quindi ovviamente sottostanti azionari, prevalentemente per quello che vediamo facenti parte del settore petrolifero come TotalEnergies, Eni e quant'altro. Enel ovviamente è sempre tra i principali tradati, anche se almeno il sottostante è abbastanza in debolezza ancora come trend di fondo. Però per quello che noi vediamo, confermo quello che dice Nicola, sicuramente un atteggiamento risk on rispetto, o comunque una maggiore propensione rispetto alle scorse settimane. Ecco, certo, una maggiore propensione al rischio che quindi ci dà delle indicazioni sull'atteggiamento che cambia degli investitori nei confronti dei mercati. Quando naturalmente, ecco, diciamo propensione al rischio quando parliamo di prodotti a leva, la parola deve passare necessariamente Assolutamente. a Nicola Para, e lo facciamo adesso andando a vedere appunto i certificati della settimana.
Eccoci, allora Nicola, io ho due prodotti insomma che tu ci puoi presentare partendo direi da Amazon e ti faccio una domanda perché noi siamo reduci anche dai conti delle Big Tech che insomma non sono stati proprio splendidi. Effettivamente qualche segnale, qualche indizio di contrazione a livello economico. Cioè, si registra negli Stati Uniti, addirittura, ecco, ho letto vari articoli dove si parla poi di una nuova era per quanto riguarda le big tech. Cosa ci puoi dire invece della scelta di Amazon per quanto riguarda il certificates? Allora, qui entro nello specifico, Valentina, Sì. del rialzo dei tassi, no? Che è quello Sì. che ha dato chiaramente da un anno a questa parte particolarmente fastidio al settore tecnologico, un aumento del costo del denaro che ha chiaramente ridotto le loro possibilità di profitto e i loro margini. E Amazon non è solo, insomma, il corriere che ci suona alla porta e ci consegna i pacchi. Amazon è anni che si sta diversificando e fa praticamente di tutto, quindi io penso che insomma, se non è una delle prime aziende al mondo, poco ci manca. Penso che qua andrei anche in condivisione dello Sì. schermo, possa tornare a sovraperformare e a recuperare tutto quello che ha perso nell'ultimo anno. Con il calcolatore alla mano, io parto dai massimi storici che in realtà Amazon ha fatto a luglio 2021, quindi anticipando la fine della salita dei mercati, perché gli indici azionari massimi li hanno fatti a novembre 21-gennaio 22. Da quei massimi Amazon, e non è nemmeno stata la peggiore, ha perso un 57% di Sì. valore. Io penso che piano piano potrà recuperare tutta questa perdita, ci vorranno chiaramente anni. E se i tassi e il loro rialzo ha dato fastidio ai tecnologici, mi ricollego a quanto detto prima. Un altro quarto di punto di aumento tassi, forse 3/4 di punto per tre riunioni di fila, e poi la Fed ha finito di aumentare i tassi. Quindi finalmente, seppur con tassi alti, perché poi non è che la Fed li diminuisce, li manterrà, diciamo, abbastanza elevati, perché arriveremo a un 5-5,5% per parecchio tempo, però finalmente si può un titolo tecnologico come Amazon, ma anche tutti gli altri che compongono il Nasdaq, scrollarsi di dosso questo pensiero dell'aumento tassi, perché finalmente, seppur alti, verranno fermati, quindi rimarranno stabili per un po' di tempo. Chiarissimo, chiarissimo. Cosa ci dici invece, ecco, del prodotto specifico del tuo turbo su Amazon? Allora, ho scelto questo Turbo Open End, Sì? così almeno ho una leva variabile, non ho una scadenza e ho la possibilità di portare avanti un'operazione multi-day anche per qualche mese senza alcun problema. Ho un piccolo costo di finanziamento, chiaramente, perché non avendo la scadenza pago una sciocchezza ogni giorno, una cifra molto molto piccola, però non ho il pensiero della scadenza, così me lo posso portare avanti quanto voglio. Sì. La distanza della barriera, la vedi qua, quasi meno 21%, l'ho scelta non per la percentuale di distanza, ma per il livello di barriera, il livello di knockout, che poi rappresenta lo stop loss intrinseco, no? Che c'è dentro ogni certificato, cioè arrivo lì e la posizione, diciamo, mi viene chiusa automaticamente in perdita, lo dico per semplificare. Questo prezzo è a 80,24. È un prezzo, direi, quasi perfetto, perché se torno sul grafico di Amazon, abbiamo i minimi di questa crisi che ha caratterizzato tutto il 2022, che sono stati fatti esattamente il 6 di gennaio, se non erro, a 81,43. Quindi ho una barriera che è poco sotto. Se fosse stata un pochettino più larga, sarebbe stato, diciamo, ancora meglio, però comunque con lo stop loss, con il knockout, sono sotto i minimi che ha fatto Amazon in questa lunga discesa da meno, lo dicevamo prima, 57%, quindi è uno stop loss che va benissimo. Sottolineo anche la leva di questo certificato, che è una leva 4,23. Perché poi dopo voglio fare un parallelo con il prossimo prodotto che Sì. presenterò in termini di rischio. Il prossimo prodotto ha una leva più alta di questo, ma in realtà è meno rischioso. Poi magari me lo tengo per fra pochissimi minuti, ti spiegherò perché.
Sì. Un primo commento, magari ecco, da parte di Riccardo, ti convince ecco, questo prodotto scelto da Nicola, poi vediamo ecco, il parallelo con il secondo e il livello di rischio. Beh, allora sì, sicuramente la scelta, insomma, è una scelta ottimale visto quello che è la distanza della barriera, nel senso che Nicola ovviamente da trader e soprattutto da trader di prodotti a leva, come trader dinamico, fondamentalmente cosa fa? Va a vedere e va a studiare quello che è l'andamento di uno stocks, quindi l'andamento del sottostante, e poi di conseguenza va a scegliere il prodotto che più consona alle sue esigenze. Allora, secondo me è un buon rapporto, un buon livello tra quello che è la leva e quella che è la distanza dalla barriera. Perché? Perché ricordiamo che il turbo open end, ovviamente, che è un prodotto a leva, è un prodotto di definizione più rischioso rispetto ad altre tipologie di certificati. Quindi, questo prodotto, quando va scelto questa tipologia di struttura, questa tipologia di certificati, bisogna sicuramente tenere a bada cosa? Quello che è l'orizzonte temporale della posizione che si vuole tenere aperto, quindi il timing, il time frame. Scusami, e di conseguenza quello che è il livello di strike o stop loss. Perché? Perché raggiunto questo livello di strike o di stop loss che, come ha detto Nicola, è posto al 20% in basso rispetto al prezzo attuale del sottostante, la posizione si chiude in automatico, quindi generando di conseguenza la perdita totale del capitale investito. Quindi, sposo la scelta di Nicola. Mi piace, ovviamente, occhio per chi sceglie queste tipologie di prodotti perché hanno un profilo dinamico e quindi una rischiosità molto maggiore rispetto ad altre tipologie di strumenti. Chiaro, chiaro. Adesso andiamo a vedere poi il secondo, perché ecco, Nicola, se ho capito bene, ha una leva più alta ma un rischio più basso, così? Sì, ti spiego perché, Sì, Valentina. Tutto dipende dal sottostante. Concludo con Amazon dicendo che Amazon si muove mediamente del 4,29% al giorno. È tanto per un azionario, eh? I titoli azionari si muovono tranquillamente del 2% al giorno, 2, anche 3% al giorno. Amazon fa 4,29, che poi è un po' una caratteristica di volatilità più alta rispetto alla media delle altre azioni che contraddistingue tantissimi titoli del Nasdaq, del paniere tecnologico. Se io moltiplico 4,29 per la leva ho il movimento medio giornaliero che mi posso aspettare ogni giorno, cioè il sottostante si muove del 4, cifra tonda, ogni giorno in media. La leva che io ho scelto per questo sottostante è 4, 4 per 4 fa 16. Quindi io come escursione media giornaliera sul certificato, sul valore del certificato, mi posso aspettare un 16%, o in salita, o in discesa, o in profitto, o in perdita. Adesso vado in condivisione dello schermo Sì. e ti faccio vedere l'altro prodotto, che è l'oro, è un prodotto sul sottostante gold, che l'ho scelto perché innanzitutto vado a farti vedere il grafico dell'oro, così parliamo di quello che per me è il protagonista del 2023, ma in realtà era già partito ed era già salito tanto dall'inizio di novembre. Grazie al fatto che finalmente il dollaro americano non ha più tutta questa forza Forza. che ha avuto per un anno intero e finalmente l'oro è potuto ripartire verso l'alto. E qui, sempre banche centrali, politica restrittiva da parte della Fed significa che la propria moneta si rafforza, quindi dollaro long. Adesso che gli operatori sanno che questa politica sta per finire, dollaro short, perché la politica monetaria restrittiva finirà, il dollaro finalmente ha già iniziato a scendere e a indebolirsi dalla fine di settembre, inizio di ottobre, e l'oro che è quotato in dollari e quindi ha una correlazione inversa rispetto all'andamento del dollaro americano, guarda caso, nello stesso momento in cui il dollaro ha iniziato a indebolirsi, l'oro, eccolo qua, ha iniziato a rafforzarsi, grande salita e è salito tanto, quindi anche questa discesa che ha fatto con le banche centrali di settimana scorsa direi che è assolutamente salutare, anzi ci dà occasione di comprarlo e di metterlo in un portafoglio di medio periodo, non proprio da investitore ma di medio periodo a prezzi più bassi.
E ho scelto questo certificato. Ho scelto Sì? questo certificato che ha una leva 7,20, quindi quasi il doppio di Amazon, e una distanza dalla barriera più vicina. Non è a meno 21 circa, è quasi a meno 14%, quindi molto più vicino di Amazon. Anche qua, Valentina, stesso ragionamento. Lo stop loss, cioè la barriera, il knockout, è a 1.622, arrotondato. Guarda caso, i minimi che ha fatto l'oro dopo la crisi 2022 per il momento sono all'incirca a 1650, quindi sono un pochettino largo. Sotto quel minimo mi va benissimo. La logica è sempre quella di stare sotto un minimo importante. E perché è meno rischioso? Perché l'oro, come media di movimento giornaliera aggiornata a ieri, ha un 1,5%. Se io faccio, e qua torno sulla scheda del prodotto, se io moltiplico la leva 7,20 per il movimento che fa l'oro in un giorno, lo facciamo proprio con la calcolatrice alla mano, Sì. mi viene fuori un movimento medio giornaliero del 11% sul certificato, sul prezzo del prodotto che ho deciso di acquistare. È molto più basso del 16, 17, anche io poi ho fatto i calcoli prima molto spannometrici. Circa 17% invece che mi devo aspettare di movimento medio giornaliero su Amazon. Quindi non guardate solo la leva, Sì, ma il ma un movimento 11. medio quotidiano. Esatto, quindi bisogna sempre moltiplicare il movimento che fai in un giorno, il sottostante, per la leva del prodotto scelto. E allora lì avete la vera volatilità del vostro prodotto. Interessante, molto. Io sono qui con i calcoli alla mano, ho tirato fuori la calcolatrice, Riccardo, per appunto avere tutti i parametri che dobbiamo tenere sott'occhio. E mi è piaciuto anche il fatto che Nicola abbia individuato il protagonista del 2023, non in tanti l'hanno citato, ovvero l'oro, mettendolo naturalmente in correlazione con il dollaro, dollaro meno forte, un pochino più debole rispetto invece ai massimi appunto del 2022, quindi l'oro che acquista importanza e vigore e che diventa quindi un prodotto da tenere sott'occhio e da sfruttare anche a livello dei certificates. Riccardo, un tuo commento. Sì, allora sicuramente lato sottostanti non posso aggiungere altro, insomma Nicola ha dato una view e comunque ha fatto un'analisi molto approfondita su entrambi i sottostanti. Per i prodotti ovviamente lascio la scelta e la spiegazione a Nicola perché comunque spiega molto bene. Mi piace molto e lo ribadisco, lo dico sempre, mi piace molto comunque come Nicola va a spiegare e va a mostrare effettivamente la ratio della scelta di un Certo. prodotto piuttosto che un altro. Perché? Perché ovviamente lui cosa fa? Oltre ad aver fatto l'analisi, va a vedere effettivamente con questi calcoletti matematici, se il prodotto, quindi se il certificato può andare in knockout all'interno di quello che è il range di contrattazione del sottostante. Quindi sicuramente è una scelta importante, scusami, è un calcolo importante quello che fa, che poi porta di conseguenza alla definizione di quello che è il prodotto migliore. Non dimentichiamoci, Valentina, che questi appuntamenti ovviamente sono degli appuntamenti di formazione Sì. che sono volti a spiegare il funzionamento di un determinato prodotto. Perché ritorniamo su questi funzionamenti? Perché molto spesso ci accorgiamo che la clientela in generale si fa prendere un po' da quello che è l'andamento di mercato. Quindi entra in posizione, magari non calibrando effettivamente quelli che sono i rischi e i benefici di un determinato strumento finanziario, magari entra in posizione in ritardo, tale per cui, diciamo, quando ci sono avvenimenti di mercato che possono scombussolare il normale andamento, ci si va a prendere un po' dal Il panico. panico. Quindi soffermarsi un attimo, guardare la struttura del sottostante, guardare l'impostazione grafica del sottostante, fare dei calcoli che possono essere anche dei calcoli abbastanza veloci, magari Sì, come quelli che ha sì, sì. fatto Nicola. Ovviamente Nicola è un esperto, quindi li fa più velocemente. Guardare di conseguenza quella che è l'offerta di prodotti e poi operare, quindi definendo sicuramente anche quelli che sono i livelli chiave, quindi livello di ingresso ma anche livello di uscita in stop e take, sicuramente è il miglior modo, il modo più efficiente per lavorare sui mercati, diciamo,
con degli strumenti a leva. E diciamo questo ci aiuta a minimizzare magari quelli che sono gli errori, perché Certo. leggiamo sempre di più, ogni tanto capita di leggere anche su giornali finanziari che la maggior parte dei trader o una percentuale molto alta dei trader perde in borsa. L'obiettivo non è perdere, l'obiettivo è preservare il capitale, guadagnare e sfruttare la volatilità, però bisogna farlo con una certa logica e una certa Chiaro, razionalità. chiaro. Se si perde questo, ovviamente il trade viene, insomma, nasce già con un difetto, quindi è difficile aggiustarlo in corsa. Eh sì, io guarda, cito a questo proposito, forse l'avevo già fatto, una frase di Jesse Livermore che dice uno dei più grandi famosi trader a livello della storia, che diceva: quando azzecchi 6 operazioni su 10 sei un ottimo professionista, non 9 su 10, 6 su Sì. 10. Esatto, quindi certo bisogna sempre tenere presente questa compensazione tra operazioni in positivo e anche quelle naturalmente in perdita in negativo e saper bilanciare, ma per poter bilanciare bisogna avere gli strumenti e la conoscenza per poterlo fare, e quindi questo è molto importante. Noi ovviamente diamo degli spoiler, diciamo così, Certo. dei momenti di formazione che poi vengono approfonditi attraverso i vostri webinar, i vostri incontri. Ecco, questo assolutamente. Abbiamo visto i prodotti appunto presentati da Nicola. Riccardo, vuoi aggiungere qualcosa tu nella panoramica, ecco, dei prodotti della Allora, settimana? ma guarda, se abbiamo veramente un minutino, Sì. voglio parlare di questo prodotto. Hai la possibilità di far vedere, ti chiedo questo, di far vedere il grafico di Enel? Se Allora, c'hai vediamolo questa subito. possibilità, magari, insomma, Lo cerchiamo così subito. vediamo un attimo e parliamo anche un po' di quello che è sottostante. Perché? Eccolo qua, Quindi, guarda, ce l'abbiamo esatto, inquadrato. perfetto, benissimo. Allora, come vediamo, Enel, io lo riprendo dal mio device, Enel comunque è un sottostante in debolezza. Perché? Perché, come tutti gli utilisti, essendo comunque una società indebitata, ha risentito di quello che è il rialzo dei tassi di interesse. Quindi, comunque, abbiamo visto che Enel, rispetto ad altri sottostanti, è un'azione che comunque si trova ancora a quotare in debolezza. Oggi quota 5,34,20 al momento corrente. Quindi, diciamo che, l'impostazione grafica rimane ancora abbastanza, diciamo, ferma su quello che era la situazione passata. Allora, noi abbiamo strutturato e continuiamo a strutturare, perché l'attività dell'emittente è quella di strutturare costantemente degli strumenti. Abbiamo strutturato con emissione proprio oggi, primo giorno di negoziazione, questo cash collect su Enel, Valentina. E il codice ISIN lo ricordo a memoria, cioè lo ricordo a voce, così chi vuole lo può segnare, DE000 Lo HC3WNC5. stiamo vedendo. Esatto, perché questo? Perché insomma, questo prodotto, che al momento si acquista leggermente sotto la pari, quindi a 99,50, emesso proprio oggi, ha una barriera profondissima, quindi una barriera che è posta al 40% del fixing iniziale. Fixing iniziale di qualche giorno fa 5,37,90. La barriera di protezione 2, 15 e 16 è una barriera che viene osservata alla fine della vita del prodotto, quindi Sì. a dicembre 2025, 25. ed è un prodotto che paga un coupon incondizionato mensile di 35 centesimi. Quindi, Valentina, fondamentalmente chi può utilizzare questo certificato? Chi vuole una rendita di portafoglio costante, quindi vuole comprare un certificato che gli paghi mensilmente una certa cedola, indipendentemente, quindi non preoccupandosi dell'andamento del sottostante, che vuole però mantenere una buona protezione del capitale, e una protezione del capitale ovviamente osservata a scadenza, perché la barriera capitale viene osservata in questo caso alla data di valutazione finale, che è dicembre 2025. A dicembre 2025 si aprono due scenari. Se Enel si trova al di sopra di quella che è la barriera, che Sì, ricordiamo è una barriera molto profonda, il certificato 40%. ripaga il nominale 100 più paga l'ultimo coupon. Nel caso in cui Enel dovesse trovarsi al di sotto della barriera, allora il certificato replicherà in termini di rimborso quello che è l'andamento del sottostante stesso. Quindi diciamo che, perché ho scelto questo prodotto e perché facciamo un esempio, questi prodotti possono fungere da equity substitution, cioè in una ottica di strategia. L'ottica è un certificato del genere di equity substitution ha come obiettivo quello di dire come investitore: ok, mi piace il sottostante Enel, non so, sono appassionato alla società piuttosto che voglio rimanere su questa,
ma ritengo che Enel sia ancora in debolezza. Quindi, anziché andare direttamente sull'azione, mi compro un prodotto derivato, quindi un certificato come questo, che mi permette, uno, di mantenere la protezione del capitale fino a quando la barriera non viene rotta, ma allo stesso tempo di incassare le cedole mensili. Allora, sicuramente il prodotto è protettivo, mi permetterà di incassare una certa rendita nel tempo. Qual è il difetto di questo prodotto? Il difetto di questo prodotto è che in caso di forte upside, quindi forte rialzo di Enel, mi permetterà di guadagnare meno Meno, di quello che chiarissimo. io avrei guadagnato investendo direttamente in azione. Però mi permette di avere una protezione di capitale che, come dicevamo, abbiamo visto come nell'atteggiamento degli investitori, è sicuramente molto molto ricercata in questo In questo ultimo momento, anno, non solo in certo. questo momento, ma nell'ultimo anno. Cioè, chiaramente perché abbiamo detto che ci sono dei segnali positivi di ripresa, ma ancora tante variabili che entrano in Assolutamente. gioco, non solo finanziarie, ma anche variabili che riguardano l'assetto politico, l'assetto internazionale, la guerra naturalmente. Adesso il 26 di febbraio celebreremo, tra virgolette, a nostro malgrado Un l'anno del anno. conflitto esatto in Ucraina, e tutte queste, ecco, sono naturalmente, ecco, variabili che dobbiamo tenere in conto e che gli investitori tengono in conto. Ultima parte di trasmissione la dedichiamo come sempre agli appuntamenti formativi. Abbiamo fatto accenno prima, ecco, l'importanza di avere una solida conoscenza di base prima di intervenire poi sui mercati. So che c'è stato un recente appuntamento con ecco, la doppia firma Nicola Para e Riccardo Falcolini. Ne vogliamo parlare soprattutto, ecco, poi anche dei prossimi di appuntamenti. Nicola, prima a te, poi naturalmente parola anche a Riccardo. Allora, stavo guardando il calendario per vedere che il giovedì 2 marzo abbiamo un webinar con Riccardo. Di solito lo facciamo sempre insieme, è l'aggiornamento del giovedì. Quindi direi che il prossimo, se non mi sono sbagliato, è il 2 marzo. E poi penso che, insomma, sono le varie fiere di investimenti e trading italiane, alle quali di solito, insomma, UniCredit partecipa molto spesso, ma qui lascio la parola a Riccardo. Riccardo, allora noi ci siamo segnati in Sì, agenda dovete segnarlo. 2 Dovete marzo, partecipare, però, mi raccomando. esatto, non solo segnarlo ma anche partecipare attivamente. Poi so che c'è la data clou sempre del 14 di febbraio, Assolutamente sì. Per i l'abbiamo, certificate lovers, la per i certificate lovers, ribattezziamo. esatto, l'abbiamo ribattezzata. E poi quali altri appuntamenti prevedi? Ce ne sono tantissimi, diciamo in ordine di data. Uno questo pomeriggio con Renato De Carolis, uno domani con Stefano Fanton, il 14 di febbraio evento fisico nelle torri, quindi in torre da noi a Milano. Luca Stellato, Nicola Para, Pierpaolo Scandura, ce li abbiamo tutti, anzi cerchiamo di aggiungerne sempre di più in modo da dare una view completa, una formazione completa alla clientela. Puntiamo molto su questo. Valentina, siamo stati, e lo dico con grande orgoglio perché è la coronazione di un anno, siamo stati nominati all'Italian Certificate Awards come emittente dell'anno. È un bellissimo lavoro di squadra, complicato per alcuni versi, abbastanza faticoso, ma che però ovviamente permette di avere tanti riconoscimenti. Il premio è sicuramente, diciamo, l'ultimo, la coronazione, però la partecipazione attiva della clientela ai nostri webinar di formazione, o in generale gli appuntamenti di formazione, è sicuramente il primo premio che abbiamo vinto e che continuiamo a vincere. Quindi puntiamo molto su questa attività di formazione. Speriamo ovviamente che i numeri crescano sempre di più Certo. e speriamo ovviamente che la situazione diventi più rosea possibile sui Chiaro, mercati e non chiarissimo. solo. E non solo, certamente. Hai fatto accenno, ecco, a questo grande lavoro di gruppo, di squadra, e mi piace anche sottolineare poi l'intervento appunto di analisti, di trader differenti che hanno anche delle anime diverse che portano le loro competenze, conoscenze, strategie e quindi una view ampia, varia, per tutti i gusti, la possiamo definire così. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene. Bene, allora io ringrazio naturalmente, ecco, per l'intervento in questa puntata Nicola Para per averci aiutato a comprendere gli scenari di mercato e averci presentato due prodotti interessanti. Grazie naturalmente per essere stato con noi.
Grazie, grazie a te Valentina, un saluto anche a Riccardo e agli amici che ci seguono. Grazie, grazie. Al prossimo naturalmente appuntamento con i certificates. Grazie qui in studio a Riccardo Falcolini. Ci vediamo prestissimo per tutti gli aggiornamenti che riguardano appunto i mercati, in particolar modo questa branca che sta diventando sempre più rilevante dedicata ai certificati di investimento. Grazie per essere stato con noi. Grazie Valentina, ovviamente un grande grazie anche a Nicola e a tutti coloro che ci hanno seguito. Bene, io vi ricordo naturalmente che questa puntata, così come tutte le altre di Zoom Certificates, la potete ritrovare on demand sul nostro sito www.lefonti.tv e naturalmente anche sul nostro canale YouTube. Grazie per averci seguito. Si chiude qui questa diretta, lunga diretta mattutina dedicata all'analisi dei mercati. Appuntamento domani per nuove informazioni. Naturalmente, con sempre l'ambito economico-finanziario in primo piano, ma vi ricordiamo anche tutti gli altri nostri approfondimenti, compreso il Festival di Sanremo, perché questa è anche la settimana del Festival. Grazie e a domani.